partenza dell'emergenza, oggi sono presenti anche i lavoratori licenziati, qual è la situazione, che sviluppi ci si aspetta, quali sono i possibili sviluppi? So che salirete in direzione. Assolutamente sì, perché chiaramente non possiamo sopportare l'ulteriore schiaffo di una direzione sanitaria che ci comunica semplicemente di aver richiesto la documentazione per la seconda volta lì dall'emergenza, documentazione che non è stata fornita dopo 8 mesi che noi denunciamo determinate situazioni. Quindi è chiaro che il dottore, il policlinico, il commissario straordinario, ma anche chi era prima il DEC e chi adesso è stato nominato sostituito dal DEC, ci devono dare delle spiegazioni. Dopodiché non è escluso che io porterò tutto l'appalto e tutto quello che è successo anche all'attenzione dell'ANAC, all'autorità anticorruzione. È chiaro, no? Che noi continueremo nelle nostre azioni. Non ci hanno fermati 3 licenziamenti, non ci fermano ulteriori atti di vessazione e le continue ispezioni che vengono fatte non solo su Messina ma anche su Palermo ai dipendenti. Io non faccio altro che preparare, che controdedurre alle ispezioni, che, perché sapete com'è, dopo 3 provvedimenti disciplinari io mi tolgo dalle scatole il lavoratore che magari ha fatto l'offesa di essersi iscritta al sindacato. E su questo io ne ho tante di quelle prove dove si testimonia l'attività antisindacale messa in atto da parte della cooperativa, che andremo avanti su tutti i fronti.